Ho trovato il Mesa. Salve a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Tito. Allora ragazzi, come detto dal titolo, ho trovato il Mesa, quindi direi che è un ottimo traguardo. Ora ve lo faccio vedere se trovo i razzetti, che non so dove ho messi. Eccoli qua. Allora, è grandissimo, quindi c'ho un bel po' da spaccare. C'ho un bel po'. Comunque, erano le cicche di bambù, però ho trovato il Mesa ancora meglio. Quindi ora riempirò queste ceste. Queste ceste piene di terracotta di vari colori. Questo qui come si chiama? Terracotta normale. Quindi riempirò, ma riempirò subito sicuramente. Spero che mi sono portato dietro il beacon. Il beacon non me lo sono portato dietro, lo posso fare, ma non me lo sono portato dietro, quindi lasciamo stare. Andiamo a vedere. Beacon non c'è. Va bene, va bene. Il beacon non c'è. Comunque, incomincio a scavare. Non scaverò qui, ma scaverò un po' qua. Sì, per dare di più colorante. Quindi ragazzi, riempio queste shulker box e ci sentiamo più tardi. Ok, prendiamoci anche un po' di sabbia, che non fa mai male. Madonna, quanto ne ho presa. Quando la sto prendendo veramente. Vabbè, basta che non rompi il cazzo. Cerchiamo di prenderla tutta, tutto quello che ho scavato. È davvero tanto. Ok, penso che ho quasi finito. No, così va bene, dopo è troppo. Già ho un botto di sabbia che devo utilizzare per farmi i guardiani. Però c'è, cioè, comunque ho riempito 22 shulker box di sabbia, quindi allora, vediamo un po'. Vabbè, non ne ho poco, quindi la posiamo qui un pochettino, qui un pochettino lì, basta che la poso. Ora dovrò raccogliere altra terracotta. Va bene, a dopo. Ok ragazzi, allora, finita la spedizione nel Mesa. Devo trovare il bambù. Ragazzi, è urgente proprio. Mi sono scocciato. Vabbè, questa qua è la montagna che ho distrutto. Comunque, trovo il bambù e ci sentiamo più tardi. Non lo riesco a trovare, pazzi. La vedo proprio nera. No, ragazzi. Non ci credo. È bellissimo. È un villaggio bellissimo. Non ci credo. Cos'è questo? Terracotta arancione. No, raga, è bellissimo. Porca miseria, è bellissimo. Non ci credo. No. Ma è troppo bello. Che figata, raga. No. È troppo.
Vabbè, a dopo. Sì, dall'ultima spedizione non, cioè sono andato fuori solo in mensa e non ho trovato la giungla. Quindi ora sono a regolare un po' le dita perché le avevo quasi distrutte, infatti non sapevo più come aggiustarle, quindi sono voluto tornare a casa. Ci hanno buttato 10.000 blocchi di lì, 10.000 blocchi di lì, 10.000 blocchi di lì e 10.000 blocchi di qua. Ho buttato più di 3 stack di razzetti, quindi non l'ho trovato. Comunque, trasformo un attimo quest'oro, che questa farma là, no, porca miseria, questa farma là produce tantissimo, come si vede, quindi riuscite ad avere un botto d'oro. L'oro lo dovrei posare. Ho arredato molto i villaggi del, come si chiama, dell'albero della cacia, dai, che non mi ricordo come si chiama. E comunque niente ragazzi, non sono riuscito a trovare la giungla, quindi il bambù, la fame di bambù deve aspettare. Quindi oggi cosa facciamo? Facciamo la farm di alghe, che intanto ci serve, guardate quanti blocchi ho preso di legno di acacia. È importantissimo il legno di acacia perché comunque dovete utilizzare 4 di questi qui, quindi non è una cosa malvagia. Poi qui, vabbè, trasformo un attimo in blocchi d'oro perché comunque ce n'ho tantissimi. Ecco qua. Posto, la pala la dovrei buttare, anzi dovrei svuotare un po' questo inventario, quindi direi di buttare questa roba qui in ferro, tanto ci serve anche questa qui, la buttiamo, intanto non so cosa farmene. Ah, anche la spada d'oro, spada d'oro e niente, vabbè. Devo buttare ragazzi, facciamo, dobbiamo fare un po' di alghe perché comunque ci serve. Beh, ci serve una farm d'alghe. Dovrei fare tipo un sistema che butto tutto lui automaticamente. Tramite dei dispenser, non lo so. Comunque, tutti i blocchi che sono riuscito a trovare sono questi qui. Bene, ve li faccio vedere. Qui ho preso solo questo blocco qui decorativo e la sabbia, vabbè, per ora è questa qui perché ho perso la shulker box della sabbia. Porca miseria, tutti quei stack che avete visto li ho persi tutti. Allora, intanto cosa volevo fare? Dato che ho tantissima stone, direi di prenderla, di prendere tutto questo stone, ok, e la mettiamo a cuocere, se mi sbaglio qui, penso di sì. Sapete che se metto a cuocere la stone comunque mi dà il blocco duro, cioè la stone cotta. E cos'è la stone cotta? Vediamo se la, eccola qua, pietra levigata, mi dà la pietra levigata, spero. Eccola qua, pietra levigata, la vorrei utilizzare anche, diciamo così, per abbellire anche la casa, che non è un blocco brutto. Poi vorrei fare anche lo storage automatico, che comunque mi serve. Ragazzi, dormiamo e incomincio a preparare tutti i materiali che mi servono. Allora, ragazzi, mi sono preso tutti i materiali che mi servono, che stanno qui. Ho
Vorrei farla in un modo diverso, logicamente. In un modo diverso, cioè diverso dagli altri. Quindi, e vorrei costruire anche in legno differente dal solito. E mi sono dimenticato di prendere la stone. Vabbè, la farò qui. Sì, solo qui, una canna zucchero, una fiamma di cactus. Quindi sì, la costruiamo qui di lungo, così almeno ci possiamo passare. Facciamo due ragazzi, uno che fa il bone meal e un'altra che comunque fa le canne da zucchero, scusatemi, le alghe. Quindi, allora vi devo prendere i nuovi blocchi che ho messo a cuocere. Sono questi qui, ne prendiamo un pochito. E penso che non mi manca più niente. No, sì. Mi manca qualcosa. Manca qualcosa. I repeater. Quindi che poso? Poserei un blocco. Sì, uno stack di questo lo poso volentieri. Tanto non è che mi serve tanta roba. Me ne porto giusto uno, 2, 3, 4, sicurezza, anzi penso che li userò. Comunque, facciamo la farm. Allora, questa farm, ragazzi, la voglio sviluppare in 7 di lunghezza, blocco centrale con la cesta 7, altri 7. Quindi mettiamo l'acqua qua per pulire un po' questa zona. Prendi l'acqua, grazie. Allora, vabbè, non posso raccoglierla, tanto le torce che raccolgo volentieri, che ce n'è poco, come va a riportarle. Allora, incominciamo, ragazzi, a sviluppare la farm. Allora, prima di tutto, la facciamo qui, sì, qui. Allora, qui ci sarà la prima farm, poi distaccata di 3 ci sarà la seconda. Cosa volevo fare? Vabbè, possiamo, ecco, mi sono dimenticato il vetro. Prendiamoci un paio di misure. Penso che anche sulla terra crisca. Sì, penso di sì. Comunque qui, vabbè, ci saranno le alghe, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qua ci sarà il secondario blocco con l'altro blocco di legno qui dietro, quindi ce lo mettiamo ora. È il momento di piazzare la stone levigata qui dietro, poi sopra la stone ci mettiamo i pistoni. Pistoni, ragazzi, mi raccomando, normali, senza prendere quelli appiccicosi, non cambia niente. Quindi alziamoci un po' dietro, anche davanti, fa niente. E perché c'ho tutta questa robaccia davanti? No, magari blocco di legno no. Perfetto, ora è il momento di piazzare il vetro. Mettiamo un attimo qua avanti. Poi a questo punto qui, beh, c'ho l'acqua qui dietro, quindi faccio una fonte d'acqua infinita che mi conviene tantissimo. La faccio qui, no? Siamo l'acqua qua davanti e incominciamo a piazzare le alghe. Ok, ora mettiamo il vetro, poi dovremo piazzare, ecco, una cosa che non ho previsto. Ora perché vuoto
Non ho capito proprio il senso. Ok, non ho capito. Così ci conviene piazzare prima l'acqua e poi dopo piazzare le alghe. Quindi mettiamo un po' di questo qua, un po' di questo e questa roba qui. Piazziamo l'altra acqua. A questo punto, ragazzi, è arrivato il momento di piazzare gli observer che ecco, un problema grande. Eh sì, grande problema, piazzare observer, grandissimo problema, ci devo pensare prima. Ok, sì, così posso andare avanti nel piazzare gli observer. Ok, la faccia, ragazzi, mi raccomando, rivolta in questa direzione dell'alghe. Poi dietro gli observer ci piazziamo tutti questi blocchi carini e coccolosi. Poi qui sotto la stessa cosa, però mi sa che sto facendo una cazzata. Perché? Sto facendo una cazzata perché il blocco dovrebbe andare qui sotto, sì. Invece qui sopra dovrebbero andare gli altri blocchi. Penso che dovrebbe essere così. Vediamo un attimo perché comunque non me la ricordo. Secondo se funziona. Devo mettere altro vidro. Il semplice funzionamento della farm. Ora, arrivato a questo punto, direi di prendermi il piccone, rompere questo blocco che non serve, neanche questo qui. Saliamo di nuovo sopra. No, questo qui è il blocco. 1 2 3. Saliamo dell'altro blocco. Porca miseria. Ok, saliamo dell'altro blocco, saliamo anche qua dietro. Saliti qui sopra, dobbiamo prendere questi blocchi, piazzarli sopra tutto lo spazio dove andranno le alghe. Mettiamo altri blocchi dietro e altro vidro. No, vidro qua no, già mi stavo dimenticando. Così dovrebbe andare bene e mi serve l'acqua. Vediamo un po' se mi sono fatti i calcoli giusti. Ok,
Perfetto ragazzi, ora dopo aver fatto questo rompete questi blocchi qua sotto, vedete che qui sotto dove abbiamo lasciato il blocco, cioè dove abbiamo messo i blocchi qui sotto, i blocchi non riescono a salire. Qui dopo andrò a piazzare il blocco di cioè l'observer. Perché faccio questo? Per riempire anche lo spazio sopra. Ok, ora tutti i blocchi dovrebbero salire. In teoria, quindi andiamo un attimo a trovarlo, trovare il sistema, proviamo il sistema, sale, ok, prima che sale sopra ci dobbiamo spostare, vediamo un po', ecco qua, comunque va qui sotto. Ora faccio l'altra parte della farm, faccio anche quest'altra qua e ci sentiamo più tardi. Comunque ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che dobbiamo fare questo piccolo sistemino, cioè dove cade l'acqua dobbiamo mettere semplicemente un hopper. Metto un hopper con sotto un composter con altri hopper nelle ceste. Ok ragazzi, allora la prima parte della farm l'ho finita. È stato molto semplice farlo, non c'è avuto niente, non si sprecano neanche tanti materiali. Quindi questa qua è la farm di Bone Meal. Ora mi tocca fare la farm di alghe. Cioè, anche questa qua è la farm di alghe, però buttata nel composter fa il Bone Meal. Comunque, ci sentiamo dopo. Ok ragazzi, è passato un bel po' di tempo. Devo dire la verità. E niente ragazzi, in pratica ho finito la farm. Tutto a posto. Fortunatamente ho dovuto fare solo qualche modifica per quanto riguarda il trasporto item, però non è un granché, ho solo alzato di livello e l'ho fatta scendere, quindi mi serviva la redstone, solo la redstone mi serviva, tramoggi non mi servono più, quindi direi che le posso anche posare al suo posto, ecco. Poi mi volevo portare un altro stack di questo legno, ragazzi, mi piace davvero un botto, anche questo qua perché ho che fare il pavimento, e direi che mi voglio portare un altro, ecco qua. Allora, ah no, mi devo portare anche le fence, se ce l'ho, sì, eccole qua, con un cancelletto. Sembra che no, ce n'ho pochissimi, quindi in teoria posso usare anche la porta bella, però no, 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 no. Allora, vediamo un po'. Bellissimo questo blocco, però no. Allora, che devo fare? Che devo fare? Beh, due cancelletti solamente, che in pratica ci vuoi fare una decorazione. Che così, visto da così, è brutto, un po' brutto. Allora, dobbiamo mettere sopra. Poi, così ho sbagliato. Mettere sotto. Con un blocco così. E un blocco così. Beh, qua c'è la redstone. Poi facciamo la stessa cosa da qua, da quest'altra parte, ciao, blocco così e blocco qua, questo, vabbè, lo possiamo anche spaccare, ci vediamo la redstone che andrà piazzata qua sopra, spero che la sto inserendo.
Spero tantissimo. Oh, devo salire. Oh. Ok, l'ho inserita, fantastico. Qui mi sa questo blocco è un po' sprecato. Quindi va bene che mettiamo qui. Che cosa? No, va bene. No, stanno facendo i fulmini, ragazzi. Guardate qui, ragazzi. Perfetto. Vedete? Ora si è pedato. Vabbè. Sono dettagli, ragazzi. Funziona veramente benissimo. Una favola. Beh, qui non ha prodotto ancora niente perché devono salire le alghe. Dai, che sono quasi cresciute. Comunque, vabbè, ragazzi, ho finito il pavimento. Ora devo fare solamente il tetto e devo abbellire un pochettino meglio. Ok, ragazzi, allora ho terminato anche il tetto. Quindi, un grandissimo GG per me. Finalmente ho finito. Finalmente ho finito. Finalmente. Vabbè, voglio piazzare un po' di torce così a random. Giusto per. Non voglio che comunque spawnino mob qui sopra. Finito le torce. Ah, sì, l'ho finito proprio. Sbaglio, dovrei averne un'altra. No. Niente. No. Andrò dopo a piazzare le ultime torce. Quindi, vabbè, per il momento il tetto è finito. La farm anche. Ops, sbagliato. Solo sbagliato qualcosa. Ah, non ci arrivo là sopra. Questo qui lo vediamo un po', poggia sotto, sì, alla grande, non ci arrivo, oppure ci arriviamo, non mi andava, siamo anche questo blocchetto qui, qui sopra lascio aperto, sì, qui sopra lascio aperto. Vediamo un po', qui sta chiuso, sì, qui sta chiuso, qui davanti non sta chiuso, sì, mancano questi due pezzettini. Perfetto, ragazzi. Un po' se io sto farmando, attenzione, ancora uno, ci vuole un botto per farmare comunque il la polvere d'ossa, ci vuole poco, qua già ce ne sono 22, 20, 28, cioè non è roba da poco. Comunque, ci mettiamo questi due pezzi per spezzare. Ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Io, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale, ragazzi. Vi ringrazio tantissimo perché siamo arrivati a 400 iscritti sul canale. Comunque, proviamo ad arrivare a 500 iscritti e faremo un grandissimo progetto per la Minecraft Ita. Comunque, un saluto da Darkgold, ragazzi, prendiamo il pollo. Un saluto da Darkgold, bella a tutti.